Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Nuovo cambio di colori per le regioni italiane anche per questa settimana. Domani infatti ci sarà il consueto monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sui dati epidemiologici di tutte le regioni, poi le eventuali e conseguenti ordinanze del Ministro Speranza. Potrebbero essere diversi i cambiamenti. Due regioni sembrano poter rischiare di finire in zona rossa dalla zona arancione, Sicilia e Basilicata. Sull'isola infatti già il capoluogo Palermo è in semi-lockdown per l'alto numero di contagi. Resteranno quasi certamente in rosso un'altra settimana anche Valle d'Aosta e Sardegna. Per passare dal rosso all'arancione le candidate sono due, la Campania e la Puglia, con una molto favorita sull'altra. La regione governata da De Luca è infatti all'incidenza settimanale pericolosamente vicina alla soglia di 250 casi con un leggero aumento, ma è l'RT ad averla fatta finire in rosso le scorse settimane. Se con il monitoraggio si dovesse confermare l'indice di contagio inferiore a 1,25 già registrato venerdì scorso, dovrebbe scattare così l'arancione. Problemi di rianimazione anche in Lombardia e Piemonte, ma al momento non ci sono cambi di colore all'orizzonte. Mentre si discute di chi passa in rosso e chi torna in arancione, c'è anche una buona fetta di regioni che può vantare dei dati da zona gialla. Parliamo di Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano. Confermando i numeri della scorsa settimana, questi territori sarebbero passati in giallo già a partire da lunedì. Intanto è stata convocata per domani, venerdì 16 aprile, alle ore 11, la cabina di regia del governo sul Covid. Al centro della riunione, viene spiegato, dovrebbero esserci dati settimanali del contagio in vista soprattutto dell'adozione delle nuove misure. Voglio dare un messaggio di determinazione ma soprattutto fiducia. Non sottovaluto le difficoltà ma ci sono le condizioni per guardare con fiducia la fase che si sta aprendo. Finalmente infatti ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da mesi grazie ai vaccini. Tra aprile e giugno riceveremo oltre il triplo delle dosi di vaccino. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza nell'informativa alla Camera ricordando di aver detto la verità anche quando era scomoda. Ascoltiamo un estratto. Prima di qualsiasi altra considerazione sulla campagna di vaccinazione, c'è una domanda di fondo alla quale dobbiamo provare a rispondere a distanza di oltre un anno dal primo focolaio di Codogno. È la domanda che ci sentiamo ripetere ogni giorno, è la domanda che si pongono tutti gli italiani di ogni età e condizione sociale. Quando ne usciremo? Quando comincerà la vera ripartenza dopo mesi in cui il virus ha moltiplicato le sofferenze, le difficoltà economiche e la solitudine di milioni di donne e di uomini? Ecco perché voglio dare oggi da Ministro della Salute innanzitutto un messaggio di determinazione e di fiducia. Non sottovaluto le difficoltà che abbiamo ancora davanti, né le sofferenze delle persone, ma credo che ci siano le condizioni per guardare con ragionata fiducia alla fase che si sta aprendo. In ogni giorno di questa nostra terribile esperienza ho avvertito l'obbligo civile e morale di dire sempre la verità al Paese sulla situazione epidemiologica. Resto convinto che questo sia un dovere inderogabile di chi ha responsabilità di governo. Ho detto la verità quando era scomoda e sinonimo di sacrifici e lo faccio adesso prospettando l'inizio di una possibile fase diversa, proprio grazie alla campagna di vaccinazione che oggi supera 14 milioni di somministrazioni. Finalmente ci sono le condizioni per raccogliere i primi concreti risultati del lavoro che svolgiamo da molti mesi tra mille difficoltà e dentro un'emergenza sanitaria senza precedenti, aggravata da varianti più pericolose e non prevedibili. Stiamo ai fatti, agli elementi che delineano la possibilità di una fase nuova. Il primo fatto, i numeri, che come sempre sono più chiari di mille parole. Tra dicembre e marzo abbiamo ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino. Tra aprile e giugno ne riceveremo oltre il triplo. È un primo risultato che attendevamo e che ci siamo impegnati a fondo per ottenere, l'inizio di una fase davvero differente. Si tratta con ogni evidenza di numeri importanti, sufficienti ad abbassare il dato quotidiano delle vittime del Covid, a ridurre la pressione sulle nostre terapie intensive e sugli ospedali, a ostacolare in modo significativo la trasmissione del virus.
È questa la prima e necessaria condizione della svolta verso la ripresa. Non dimentichiamolo mai. I vaccini sono la chiave vera per aprire la nuova stagione. Il secondo fatto. In queste ultime settimane abbiamo creato le condizioni per mettere in campo un numero molto alto di vaccinatori. Ci sono le coperture economiche per far fronte a questa spesa e naturalmente il Governo è pronto in ogni momento a rimpinguare il fondo vaccinazioni in caso di necessità. L'Italia è quindi pronta ad una ulteriore accelerazione. Abbiamo siglato in queste ultime settimane accordi necessari con categorie molto importanti, sempre d'intesa con le regioni, che sono pronte a impegnarsi in uno sforzo condiviso. A questo proposito, ripeto ancora una volta, numeri che ho già ricordato in altre circostanze. Grazie ai protocolli siglati possiamo contare su circa 42.000 medici di medicina generale, su circa 7.000 pediatri di libera scelta, su circa 38.000 medici specializzandi, su circa 18.000 specialisti ambulatoriali, su 63.000 odontoiatri e poi ancora su 270.000 infermieri del Servizio Sanitario Nazionale che in un'apposita norma abbiamo autorizzato a poter svolgere prestazioni aggiuntive al di fuori dell'orario di lavoro. E poi ancora 25.000 farmacisti hanno iniziato il loro corso di formazione e hanno dato disponibilità a circa 11.000 farmacie che diverranno luoghi di vaccinazione. A tutte queste donne e tutti questi uomini va la profonda gratitudine del Governo e credo di tutto il nostro Paese. Consueto bollettino di contagi Covid oggi in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Sono 16.974 i nuovi contagi su 319.633 tamponi processati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che sale al 5,3%, mentre ieri era del 4,8%. I decessi sono invece 380 nelle ultime 24 ore, mentre sono 73 meno i posti occupati in terapia intensiva e scendono di 782 unità i ricoveri nei reparti ordinari. Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia con 2.722, la Campania con 2.224, la Puglia 1.867, la Sicilia con 1.450 e il Lazio con 1.330. Passiamo anche alla Campania, sono 2.224, appunto, dato analogo a quello di ieri, i nuovi positivi in regione al Covid, di cui 609 sintomatici su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado le settimane in zona rossa non accenna a flettere la curva del contagio con un indice di positività relativo, ricordiamo, ai soli test molecolari del 10,94%, in crescita di mezzo punto percentuale nelle ultime 24 ore. Nel bollettino dell'unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte, ben 40 le nuove vittime, 23 registrate nelle ultime 48 ore, 17 risalenti ai giorni precedenti e 2.168 guariti. Balzo in avanti dei posti letto occupati in terapia intensiva che passano in un giorno da 127 a 136, mentre quelli di degenza ordinaria calano di 28 unità e si attestano a 1557. Oltre 70 bambini, 15 docenti e 3 collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia Capraro di Procida sono in isolamento domiciliare e sociale fino al prossimo 26 aprile e le attività didattiche di diverse classi proseguiranno in DAD. La disposizione emanata dall'AS Napoli 2 Nord si è resa necessaria dopo alcuni casi di contagio Covid riscontrati proprio tra i bambini, gli insegnanti e i collaboratori. È stata disposta poi la sanificazione dell'intero plesso scolastico che ospita tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, la primaria e secondaria dell'isola. È frequentata da 900 studenti. Anche a Procida, come a Ischia e Capri, era stata prevista la vaccinazione di massa della popolazione poi rinviata per le disposizioni del commissariato per l'emergenza Covid. Sulla vicenda il sindaco procidano Dino Ambrosino ha dichiarato: lo Stato ha deciso di tenere le scuole aperte anche nelle zone rosse, la conseguenza inevitabile è che la circolazione del virus determini la sospensione delle attività per tante classi. Valuterò quindi la possibilità di sospendere completamente le lezioni in presenza se il contagio dovesse riguardare un numero ancor più elevato di alunni.
Un tredicenne è stato picchiato da alcuni ragazzini mentre passeggiava nel parco. È accaduto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove la vittima è stata aggredita verbalmente e poi fisicamente con un tirapugni di metallo da un coetaneo che era in compagnia di altri adolescenti. Il ragazzo, colpito al volto, è stato soccorso dal padre e portato subito in ospedale, dove gli hanno medicato e suturato la ferita. Gli aggressori invece sono stati identificati dai carabinieri e segnalati ai servizi sociali. Va reso noto il sindaco Gianluca Del Mastro, il quale sottolinea di essere addolorato per quanto accaduto. Il ragazzino, ha spiegato, è stato aggredito gratuitamente all'improvviso mentre passeggiava tranquillamente. Queste forme di violenza vanno condannate con forza. Gli autori del gesto sono già stati identificati e segnalati ai servizi sociali e intraprenderanno un percorso con le famiglie di questi ragazzini. Del Mastro infine sottolinea che bisogna lavorare duramente nelle famiglie e nelle scuole per educare tutti i ragazzi alla legalità. Relax e wellness in un ambiente riservato, pulito, sanificato e climatizzato è quanto offriva sul web un centro massaggi abusivo dove si praticava anche la prostituzione, scoperto oggi dai carabinieri a Napoli. Il centro dal nome esotico, che si trova a pochi passi dalla centralissima piazza Garibaldi, trovato grazie alla segnalazione dei cittadini preoccupati dall'anomalo andirivieni malgrado la pandemia. Sul web gli annunci lasciavano ben poco all'immaginazione, con foto di ragazze seminude in pose provocanti. I militari della stazione di Borgo Loreto hanno ispezionato questa mattina il locale e trovato camere complete di lettini, tappeti, creme cosmetiche e oli. All'interno quattro ragazze di età compresa tra i 20 e i 24 anni napoletane che si sono dichiarate massaggiatrici. A ciascuna è stata notificata una sanzione per violazione delle norme anti-Covid-19. La titolare del centro, una cinquantenne di Casoria, è stata denunciata per favoreggiamento alla prostituzione e il locale è stato sequestrato. Durante i lavori di recupero della cappella ottocentesca del Santissimo Rosario a Somma Vesuviana è stata incredibilmente identificata la tomba del filosofo Francesco Montalto, esponente di rilievo del Novecento italiano. Ascoltiamo le parole di Alessandro Masulli, direttore dell'archivio storico del comune di Somma Vesuviana. Questa sbarra del cantiere si trova la tomba del grande filosofo italiano Francesco Montalto, nato nel 1861 e morto nel 1946 a Roma. Il suo corpo, per volere personale, fu trasferito a Somma Vesuviana, qui nel cimitero, per riposare accanto a quello dei figli Maria e Antonio. È stata, diciamo, per noi una scoperta sensazionale identificare questa tomba. Sapevamo che appartenesse a Montalto, ma non sapevamo che sotto c'erano i resti mortali di questo grande filosofo, amico di Benedetto Croce e confidente di Giovanni Gentile, ex ministro dell'istruzione. Una ricerca riuscita grazie anche al buon lavoro apportato dall'amministrazione cittadina, che sta recuperando una delle cappelle più importanti del nostro Camposanto, risalente al 1860 e appartenuta alla venerabile Arciconfraternita del Santissimo Rosario. Nei prossimi giorni saranno qui in città i discendenti del professor Montalto, i quali hanno saputo di questa pregevole tomba in marmo di Carrara, e con loro attueremo un programma di recupero atto a concederla alla nostra città. I resti del professor Montalto sono qui, l'ho detto prima, perché il suo volere era quello di riposare accanto ai suoi figlioletti, Antonio, che morì di tubercolosi, e Maria, che morì di endocardite. Antonio morì a Somma Vesuviana, in via Strettola, nella proprietà Raimondi. Maria morì a Napoli e fu trasferita qui a Somma, e le esequie si tennero nella grande monumentale chiesa di San Domenico, all'epoca retta dai teresiani scalzi. Perché erano scalzi teresiani.
Perché non assume? È un assum perché Somma all'epoca, nel 1905, è un luogo di villeggiatura e tanti, al di là di tutto, poi c'era questa stupenda amenità del luogo che fece sì che tantissimi dottori napoletani inviassero le persone, specialmente i tubercolotici, a guarirsi. Quindi insomma era per l'aria della montagna. Sì, è l'aria della montagna, l'aria del diciamo che le malattie del ricambio erano qui, diciamo, curate per bene, insieme a Ravello e insieme alla stessa Napoli. Spostiamoci sul territorio casertano. In terra di lavoro si registra il tasso di positività più alto di tutta la Campania, 342 casi in 24 ore, stando ai dati forniti dall'unità di crisi della Regione Campania. Dei 2.224 nuovi positivi rilevati, 1.261 risiedono in provincia di Napoli, dove sono stati esaminati 10.605 tamponi. La seconda provincia campana con più casi giornalieri, quindi, resta Caserta, seguita da Salerno, Benevento ed Avellino. I militari appartenenti alla stazione Carabinieri Forestale di Caserta, durante l'espletamento di un'attività di contrasto al bracconaggio ittico nel comune di Capua, alla località San Vito Lagnone, presso un bacino palustre artificiale presente all'interno dell'oasi di protezione denominata Le Salicelle e ubicata sulla sinistra idraulica del fiume Volturno, hanno notato un'auto in sosta al cui interno vi era un cittadino a qualche metro di distanza sullo specchio d'acqua, una fila anomala di galleggianti che lo attraversava, mostrando chiaramente la presenza di una rete da pesca utilizzata per una battuta di pesca di frodo in corso. I militari hanno proceduto così a chiedere al cittadino se la rete da pesca fosse di sua proprietà. Lo stesso confermava che stava svolgendo una battuta di pesca con l'utilizzo della predetta rete, aggiungendo di essere in compagnia di un amico che poco prima l'aveva posizionata in acqua con l'utilizzo di un gommone. A seguito di una perlustrazione lungo la sponda del bacino dell'oasi al fine di rinvenire e identificare l'altro soggetto, si è notato poi una persona che scappava nei campi adiacenti dopo aver abbandonato il gommone sull'altra sponda del bacino idrico, facendo perdere in pochi minuti le proprie tracce all'interno della folta vegetazione. All'interno della rete erano rimasti intrappolati diversi pesci ancora vivi. Nell'immediatezza si procedeva a rimuovere i pesci dalla rete e a liberarli nelle acque dell'oasi di protezione. Subito dopo si procedeva a recuperare il gommone utilizzato all'interno del bacino idrico per la pesca di frodo, rimuovendolo dallo specchio d'acqua dove era stato abbandonato dall'altro soggetto che si è dato alla fuga. A carico del cittadino si è proceduto poi ad elevare la relativa sanzione amministrativa di 2.000 euro. Concludiamo come sempre anche con lo sport e iniziamo dalla Serie A. Problemi per il Napoli, ancora una volta, in vista del match contro l'Inter di domenica, perché il portiere Davide Ospina si è infortunato e salterà almeno tre partite. Il portiere azzurro si è fatto male, infatti, nella scorsa partita di Serie A, valevole per la 30ª giornata di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. L'ex Arsenal si è alzato da terra dopo uno scontro con l'attaccante avversario, ex del Napoli, Manolo Gabbiadini. Una smorfia gli ha segnato il volto, facendo scattare l'allarme al medico sociale del club, il dottor Raffaele Canonico. Lo stesso calciatore però ha insistito con Gennaro Gattuso per restare in campo, sostenendo di stare bene e di accusare dolore soltanto come un crampo. Gli esami a cui si è sottoposto però nei giorni successivi alla gara hanno evidenziato un problema abbastanza serio, distrazione del bicipite femorale. Intanto occhio anche al mercato, poiché Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto informazione per Eric Lamela, fantasista del Tottenham. Il Napoli avrebbe ottime possibilità di acquistare il talentuoso 29enne argentino. Lamela infatti vorrebbe tornare in Italia e risente del fascino di Napoli. A questo proposito sarebbe disposto anche a un ritocco dell'ingaggio, intorno ai 2 milioni circa di euro. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe sui 6-7 milioni, cifra comunque non eccessiva.
Saltiamo anche in Serie C, Girone C. Grande prova oggi della Casertana che espugna per 1-0 il Veneziani nel recupero della 33esima giornata di campionato contro il Monopoli. La rete dell'ex Cuppone regala nuovamente un piazzamento playoff ai Falchetti che si riscattano subito dopo il brutto KO di Viterbo, galvanizzati per il derby di domenica contro la Juve Stabia allo Stadio Pinto. Si lecca le ferite invece il Monopoli che ha ancora un'altra gara però da recuperare. Mister Guidi si affida al Brio alla tecnica di Pacilino attacco, tra i migliori in campo, con Castaldo pronto a subentrare nella ripresa. La gara è subito vivace, con i Falchetti spesso vicini al vantaggio, che concretizzano solo al 33esimo, quando il solito cross morbido e preciso proprio di Pacilli trova la testa di Cuppone, che di spalle supera l'estremo difensore di casa. Pochi giri di lancette dopo, Turchetta lascia il campo al suo posto rosso, autore di una buona gara. La Casertana però è ben organizzata e gestisce al meglio il vantaggio in difficoltà solo in poche occasioni nella ripresa, con la girandola di sostituzione di Mister Scienza che butta nella mischia anche l'ex Tarita. È proprio là ad avere sui suoi piedi la più ghiotta occasione per il pari nel finale, ma un superavella salva il risultato con una gran parata. Sorrisi per Carillo e compagni che si rilanciano così in classifica, più sereni dopo la delusione di lunedì sera a Viterbo. Era questa la nostra ultima notizia. Vi lascio con i nostri programmi in prima serata, una nuova puntata infatti di 30 minuti con appuntamento invece a domani mattina ore 6:55 per la diretta della nostra rassegna stampa. Buona serata.